Arriva Roberto Arditti, a cui diamo subito il buongiorno e il benvenuto. Eccomi qua, buongiorno Barbara. Eccolo, buongiorno. Collegato in DAD anche questa mattina. Allora, partiamo da una notizia drammatica, che è la tragedia del Mottarone, che è tornata alla ribalta in settimana perché sono state mostrate le immagini del video di sorveglianza della funivia, in cui si vede proprio questa cabina che arriva, poi il freno non entra in funzione, torna indietro, sbatte contro un pilone, lì la tragedia, perché sappiamo che all'interno c'erano 15 persone. È giusto oppure no mostrare queste immagini in TV? Ora, naturalmente il tema è delicato, perché noi parliamo di immagini che documentano una tragedia e soprattutto che documentano momenti che precedono di pochi secondi il fatto che tutte le persone che erano su quella funivia hanno perso la vita. E istintivamente ad ognuno di noi verrebbe da far prevalere un sentimento di riservatezza, di custodia, di un dolore che è molto grande e peraltro irrimediabile, penso ai familiari. Però dobbiamo anche fare attento che riguarda il funzionamento della nostra società moderna, e dobbiamo sapere che in fondo, almeno a mio avviso naturalmente, la trasparenza, la possibilità di poter vedere come sono andate davvero le cose, anche in fatti di cronaca drammatici come questo, alla fine ha un grande valore, perché questa nostra possibilità di vedere è un grande strumento di trasparenza. Non solo penso all'utilità importantissima che immagini di questo genere o simili avranno negli aspetti giudiziari, perché c'è un tema di accertamento delle responsabilità per quanto è accaduto, ed ecco che allora le immagini delle telecamere di sorveglianza, non a caso sono lì apposta, diventano importantissime. Ma poi c'è un tema più generale. Nella nostra società moderna, che già ha le sue complessità, sì, nell'uso dei poteri di ogni genere, queste possibilità di trasparenza, di vedere, di conoscere, quando riusciamo ad utilizzarle senza offendere troppo in modo spaventoso le vittime, ci sono per esempio molte immagini di atti di terrorismo o di altri dove vediamo offese al corpo delle vittime, allora lì bisogna evitare. Ma quando in qualche modo il limite è rispettato di non offendere in modo diretto, indugiando su particolari, primi piani o immagini di quel genere, le vittime, ecco che allora a mio avviso prevale un valore di trasparenza e di conoscenza per la nostra intera società che, ancorché un po' duro da sopportare, è però superiore al valore delle tenebre e dell'assenza di immagini o di conoscenza. Ovviamente il limite è deve sempre essere giudicato da parte di chi manovra la possibilità di mandare in onda queste immagini, penso alle reti televisive, ma anche ai social, chiaro, con grande senso di responsabilità. È chiaro. Ma Roberto, perdonami, ti leggo questo messaggio. L'immagine del Mottarone, più che giusto o sbagliato, credo sia un reato mostrarle se sono prove del processo. Questo non è così. Reato perché non si è violato nessun diciamo elemento tutelato da quell'aspetto, almeno a mia conoscenza. Ma al di là di questo, io credo che qui esista proprio un valore delle persone che in tanti casi, alla fine, rendendo tutto, anche i processi, molto trasparenti, ci sono intere zone del mondo nelle quali le persone vengono accusate e poi condannate in assoluta assenza di trasparenza, e invece non è un caso se nei paesi democratici alle udienze dei processi partecipa il pubblico, anche l'amministrazione della giustizia ha bisogno di testimoni, ha bisogno di vedere e di sentire, chiaro, perché questa trasparenza, questo accadere delle cose, diciamo con il controllo degli occhi, del cuore, delle menti degli altri, è un grande strumento di equilibrio e di democrazia. Nel buio, di stanze segrete, senza immagini, con tutti i materiali nascosti, e allora anche la difesa dei nostri diritti individuali diventa molto più difficile. È chiaro, sul tema trasparenza siamo assolutamente d'accordo, sul fatto che poi insomma potesse essere utilizzato dalla procura anche senza diffonderlo ai media, questo è un altro discorso, ma avremo modo
di parlarne. Roberto Arditti, ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Intanto buona settimana e buon lavoro. Molto bene, buon fine settimana.